L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità di Federico Cafiero De Lao, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, che saluto. Buongiorno. Le audizioni odierne saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Ricordo a tal proposito che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, che dovrà ovviamente essere udibile. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Quindi chiedo al nostro ospite, dottor De Lao, Cafiero De Lao, se ci sono obiezioni a questa modalità di trasmissione. Credo che non manifesti alcuna obiezione in merito, lo ringrazio e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei il nostro ospite di contenere il proprio intervento nell'arco di un quarto d'ora, per dar modo quindi ai deputati di porre le domande, alle quali seguirà la replica dello stesso audito, che ovviamente potrà inviare, come consuetudine, un documento scritto, farlo pervenire successivamente alla segreteria della Commissione. La documentazione, anche in questo caso in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai medesimi scusate, attraverso l'applicazione Geocamera. Quindi a questo punto, dopo questa breve introduzione necessaria, la parola al dottor Federico Cafiero De Lao, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, che saluto ancora una volta e ringrazio per la consueta disponibilità. Prego, dottor Cafiero De Lao. Presidente, la ringrazio per avermi invitato, come ringrazio i componenti della Commissione Giustizia. Sulle due proposte di legge, la proposta di legge Molinari composta da due articoli. Il primo articolo prevede l'abolizione della previsione che esclude l'arresto obbligatorio in flagranza per i fatti di lieve entità. In sostanza viene abrogata la clausola di salvezza contenuta nell'articolo 380 lettera H del codice di procedura penale, il che esclude l'arresto obbligatorio nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 72. Il secondo articolo è composto da due disposizioni. La modifica del comma 5 dell'articolo 73 con aggravamento della sanzione e l'abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter. La proposta di legge Maggi si compone anch'essa di due articoli. Il primo prevede l'abrogazione dei commi 5, 5 bis, 5 ter dell'articolo 73, nonché la soppressione delle parole fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5 contenuta nel comma 7 bis dello stesso articolo e introduce nel testo unico delle sostanze stupefacenti una nuova disposizione, l'articolo 73 bis. Essa risulta composta, questa nuova disposizione, da quattro commi che prevedono le seguenti novità. Una pena ridotta e a seconda della natura e la sostanza stupefacente anche diversificata per ipotesi di detenzione, cessione e le altre di cui al comma 1 di lieve entità. La sanzione per tali fatti è indicata per le droghe pesanti una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni di reclusione e la pena pecuniaria da 10.000, o meglio fino a 10.000 euro, per le droghe leggere una pena detentiva da 1 mese ad 1 anno. Prevede ancora la previsione del lavoro di pubblica utilità qualificato come sanzione da erogarsi in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie nel caso in cui il fatto di lieve entità
sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale, e lo stato di tossicodipendenza qui deve essere accertato da strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ex articolo 116 di DPR 309/90. Ancora, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità anche nelle ipotesi in cui l'agente abbia commesso un reato diverso da quello concernente la lieve entità e tale condotta sia in relazione alla condizione di tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. Prevede ancora la non punibilità per chi coltiva un numero limitato di piante di cannabis destinate a uso esclusivamente personale. L'articolo 2 della proposta 2307 MAGI prevede la soppressione nell'articolo 380 lettera H della cosiddetta clausola di salvezza, che impedisce di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza nel caso in cui ricorrono le fattispecie di lieve entità di cui all'articolo 73,5. Si osserva a tal proposito che la proposta in questione molto probabilmente è incorsa in un errore nell'indicare la modifica dell'articolo 380 con riferimento all'articolo 73,5, che secondo la stessa proposta sarebbe abrogato. La DNA ha di recente trasmesso la relazione annuale relativa al secondo semestre 2018 e al 31/12/2019, quindi per tutto l'anno 2019, che contiene tra gli altri argomenti il tema di contrasto al narcotraffico. Le osservazioni contenute in questa relazione hanno comunque rilievo nell'ambito della valutazione delle stesse proposte di legge, ma si danno per acquisite. La Commissione, la relazione è stata inviata al Presidente della Camera come al Presidente del Senato. Nella prospettiva dei dati riassunti nella citata relazione e delle emergenze risultanti da altre recenti fonti di analisi sul narcotraffico, si tenterà di fornire un contributo anche con riferimento all'idoneità delle due proposte di legge nel rendere più efficace e coerente il contrasto al narcotraffico. Occorre fin da subito evidenziare che le due proposte affrontano argomenti settoriali e specifici rispetto ai contenuti più ampi, generali, del testo unico sulle sostanze stupefacenti. In sintesi, affrontano il tema delle sanzioni previste per le fattispecie di lieve entità, la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio, la coltivazione domestica e la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità nei casi di detenzione, cessione di lieve entità o nelle fattispecie di reati diversi commessi da persona tossicodipendente o assuntore abituale. Si tratta certamente di argomenti di rilievo, ma che si caratterizzano per la loro specificità e che vanno ad inserirsi in un impianto normativo vetusto, vigente da 30 anni, modificato da molteplici e spesso contrastanti interventi legislativi, oltre che caratterizzato da numerosi interventi interpretativi delle supreme corti, Cassazione e Corte Costituzionale, che hanno sovente operato richiami al principio di offensività e proporzionalità delle pene delle fattispecie in tema di narcotraffico. Di fronte ai numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti, sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo mirato ad aggiornare in modo organico e sistematico l'intero complesso normativo sulle sostanze stupefacenti. Sempre in via generale, si osserva che nel nostro paese il narcotraffico è gestito da gruppi criminali organizzati, che fanno riferimento per lo più alle organizzazioni di stampo mafioso tradizionali, principalmente l'Ndrangheta, la Camorra, le mafie pugliese e siciliane. Negli ultimi anni si assiste anche alla sempre maggiore presenza delle mafie straniere, quella albanese, quella nigeriana. La disamina del fenomeno del narcotraffico contenuta nella relazione annuale della DNA evidenzia l'esistenza di un sostanziale monopolio delle mafie tradizionali nella importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il traffico nazionale e internazionale nelle principali rotte sudamericane, balcaniche, mediorientali, dell'Africa del Maghreb costituisce la principale fonte di arricchimento illecito delle organizzazioni di stampo mafioso che operano nel nostro paese. Esse, grazie ai rilevantissimi proventi illeciti,
dispongono di ingenti risorse finanziarie con le quali inquinano l'economia legale e alterano la concorrenza. Nel corso del 2019, secondo i dati forniti alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sono stati sequestrati 54.676 kg di sostanza stupefacente e di questi la marijuana ha rappresentato il 43,2%, l'hashish il 38,4%, la cocaina il 15,1%, gli oppiacei l'1,1% e le droghe sintetiche lo 0,2%. Sono state sequestrate altresì 223.541 piante di cannabis. Tuttavia i quantitativi sequestrati di marijuana, hashish e delle piante di cannabis risultano notevolmente inferiori rispetto a quelli del 2018. Così l'hashish segna una percentuale del meno 73,25%, la marijuana del meno 39,83% e la presentazione di piante del meno 57%. Risulta invece in crescita il quantitativo sequestrato di cocaina, più 127,61%, e delle droghe sintetiche, più 95,62%. Dai dati sopra assunti appare evidente l'enorme sforzo posto in essere dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria nel contrasto al narcotraffico. Risultano tuttavia ancora non chiare le motivazioni per le quali nel 2019 vi sia stata una riduzione anche forte dei sequestri, dicevo, delle droghe leggere sostanzialmente. A fronte di un consumo ed un mercato in continua espansione, forse le compagini criminali hanno trovato rotte commerciali diverse o ancora non pienamente intercettate, oppure hanno reperito modalità di produzione e approvvigionamento che in parte sfuggono ancora all'accertamento giudiziario. E comunque di straordinaria intensità l'attività investigativa sviluppata dal circuito giudiziario antimafia sul territorio nazionale del contrasto al narcotraffico, tanto che nel 2019 presso le direzioni distrettuali antimafia sono risultati iscritti ben 748 procedimenti penali relativi alla fattispecie associativa di cui all'articolo 74 DPR 309/90, per il complessivo numero di 6.652 indagati. Quindi, in relazione alle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, vi è stata una controffensiva dello Stato straordinaria. Tali risultanze quindi confermano che in Italia operano numerosi gruppi criminali ed è confermato altresì come straordinaria sia l'azione di contrasto. Tanto premesso, è di particolare rilievo evidenziare quindi quale enorme sforzo venga compiuto da tutte le componenti che intervengono in questo impegno dello Stato. Appare importante rilevare che le due proposte di legge invece intervengono sulla parte terminale della filiera del narcotraffico, non su quella organizzativa e verticistica da cui origina la distribuzione e il consumo. A ben vedere, esse si occupano delle varie condotte in tema di sostanze stupefacenti, detenzione, cessione, caratterizzate dalla lieve entità e della coltivazione di cannabis ad uso personale. Occorre dunque valutare quale possa essere l'impatto delle singole proposte di modifica legislativa in un sistema illecito prevalentemente gestito dalla criminalità organizzata. La proposta Molinari, la indico così in modo sintetico, come detto, prevede l'arresto obbligatorio per le ipotesi di lieve entità e una pena più severa per le medesime ipotesi illecite. La proposta non distingue tra ipotesi lievi concernenti le droghe pesanti e leggere e prevede per entrambe il medesimo trattamento sanzionatorio. Sotto tale aspetto non si distingue dalla normativa vigente. Tuttavia, la pena prevista dalla proposta 2160, avendo un range di pena detentiva da 3 a 6 anni,
non potrà applicarsi alle ipotesi lievi concernenti le droghe cosiddette leggere. Infatti per queste, e quindi per l'hashish e la marijuana, rimangono fermi i limiti edittali attualmente vigenti e, come noto, ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 73,4 DPR 309/90, oscillano in un range da 2 a 6 anni di reclusione e quindi partono da un minimo edittale già più contenuto. Dunque, in concreto, le ipotesi di entità nella proposta Molinari potranno applicarsi solo per le fattispecie concernenti le droghe pesanti. Merita inoltre attenzione la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi lievi concernenti le droghe pesanti, che importa per la polizia giudiziaria l'adozione di provvedimenti precautelari, l'arresto, nei confronti di chi verrà trovato in possesso di tali sostanze stupefacenti. È facile prevedere che la necessaria adozione dell'arresto comporterà un aumento degli ingressi in carcere per un numero notevole di persone, con conseguente aumento del sovraffollamento delle carceri. La proposta in trattazione inoltre comporterà una maggiore concentrazione delle risorse impiegate dalle forze di polizia in indagini concernenti l'ultimo anello della catena di distribuzione delle droghe, e ciò a discapito degli accertamenti nei confronti dei soggetti implicati nella filiera dell'importazione e distribuzione delle sostanze stupefacenti, che occupano posizioni di maggior rilievo e pericolosità e che costituiscono oggi un obiettivo primario e di ben più difficile accertamento. La conseguenza potrebbe essere che, anziché dedicarsi con lo stesso impegno alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico internazionale di stupefacenti, ci si potrebbe accontentare, anche per il maggior frutto che se ne ricaverebbe sul territorio, degli arresti dell'ultimo anello della filiera. Da tutto questo deriverebbe l'aumento ed ulteriore appesantimento anche dell'attuale carico giudiziario, con un numero maggiore di richieste di convalida dell'arresto al giudice delle indagini preliminari e un maggior numero di giudizi direttissimi. Appare evidente che la ratio della proposta di legge Molinari sia in quella di incentivare e rafforzare la prospettiva della restrizione in carcere come rimedio principale per la detenzione delle entità di droghe pesanti, con evidente ampliamento della risposta punitiva dello Stato relativamente a questo segmento della filiera. Per i gestori e gli intermediari della filiera, a seguito dell'intervento proposto, certamente aumenterà il costo economico delle fasi finali della detenzione e vendita delle sostanze droganti, ma i guadagni connessi al narcotraffico sono così ingenti rispetto ai costi sostenuti che le organizzazioni criminali ben potranno porvi rimedio con il ridurre i profitti marginali o con l'aumentare il prezzo al consumo. Peraltro, anche la previsione dell'ingresso obbligatorio in carcere rischia di incentivare il cosiddetto giro dei tornelli o delle porte girevoli, che appare non funzionale alle esigenze di prevenzione individuale e generale e anche di repressione. La proposta Molinari, aumentando i limiti di pena detentiva per le ipotesi lievi, limitate come detto alle sole droghe pesanti, consentirà anche l'adozione della misura della custodia in carcere, essendo quest'ultima applicabile per i delitti per i quali è prevista la pena e la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, il giudice, ai sensi dell'articolo 275,2 bis, nel valutare l'applicazione della custodia dovrà valutare se la pena all'esito del giudizio non sarà superiore a 3 anni. Una riflessione però si impone. Seguendo le prescrizioni della proposta Molinari, la pena detentiva per le droghe pesanti può variare da 3 a 6 anni di reclusione se il fatto è lieve. Se il fatto non è lieve, la pena detentiva oscilla dai 6 ai 20 anni. In altri termini, non vi sarebbe soluzione di continuità fra le due ipotesi incriminatrici, che in concreto finirebbero per perdere la loro effettiva autonomia. In tale guisa, la fattispecie autonoma della lieve entità verrebbe in concreto incorporata in un'unica norma che prevede una sanzione detentiva che va da 3 a 20 anni. Ci si domanda se possa comunque punirsi con una severa sanzione un fatto considerato di lieve entità, e questo
potrebbe esporre la norma stessa ad una valutazione di legittimità costituzionale sotto il profilo della conformità agli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale. La proposta Molinari, infine, abroga i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 73 e con essi la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata. I nuovi limiti di pena proposti impediscono altresì la possibilità di applicare ai casi di lieve entità l'istituto della messa alla prova, e senza l'articolo 168 si applica solo ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a 4 anni. Perplessità si esprimono in ordine al concreto effetto deterrente connesso al previsto inasprimento sanzionatorio e all'impossibilità di addivenire a misure sostitutive della detenzione in carcere per persone che spesso hanno problemi di dipendenza patologica da assunzione di droga e per le quali la permanenza in carcere non ha effetti rieducativi né di prevenzione speciale generale. Passando alla proposta Maggi, si osserva che la distinzione del trattamento sanzionatorio tra ipotesi lievi concernenti le droghe pesanti e le droghe leggere appare opportuna, essendo chiaramente diverso il disvalore del fatto. Tuttavia, deve osservarsi che i limiti edittali indicati nella proposta non consentiranno l'adozione dell'arresto facoltativo, che ai sensi dell'articolo 381 trova applicazione solo con riferimento ai delitti dolosi puniti con pena superiore nel massimo a 3 anni. Le sanzioni previste, inoltre, appaiono estremamente ridotte. E anche qui si pone un problema di proporzionalità con le fattispecie non lievi. In tal caso la frattura tra fattispecie lievi e non lievi è certamente rilevante, poiché si passa per le droghe pesanti da 2 anni a 6 anni di reclusione e per le droghe leggere da 1 anno a 2 anni, ossia il minimo dell'ipotesi non lieve. La notevole riduzione della sanzione, inoltre, potrebbe ingenerare l'idea, specie nelle giovani generazioni, della sostanziale impunità della condotta considerata alla stregua di reati contravvenzionali. Le organizzazioni criminali, inoltre, potrebbero sfruttare il trattamento di minor rigore sanzionatorio in termini di minor rischio e costi circa l'impiego della manovalanza nella fase terminale della filiera del narcotraffico. Nella proposta di legge di lavoro di pubblica utilità diviene una sanzione che sostituisce ab initio la pena detentiva e pecuniaria che non viene in concreto erogata. Si noti la diversa dicitura riportata nella proposta di legge in esame che prevede la durata corrispondente alla pena detentiva sostituita e non più irrogata come nelle attuali previsioni del comma 5 bis dell'articolo 73. Quindi il lavoro di pubblica utilità nella proposta in esame diviene una pena autonoma, quasi a sé stante, ove il riferimento alla pena detentiva e pecuniaria originaria torna ad essere rilevante solo per la determinazione e la durata della sanzione o in caso di violazione delle prescrizioni. La proposta di legge, a differenza della legislazione vigente, prevede che lo stato di tossicodipendenza e di assuntore abituale di droghe venga accertato da strutture pubbliche o da strutture private, ex articolo 116 del DPR 309-90. Passando da ultimo al tema della rilevanza penale della coltivazione domestica ad uso personale, si ricorda preliminarmente che la Corte di Cassazione ritiene compatibile con la fattispecie attenuata prevista dall'articolo 73, quinto comma, con l'ipotesi di coltivazione, quindi alla fattispecie è già applicabile la disciplina del fatto di lieve entità. Nelle sole previsioni della proposta Maggi è prevista la non punibilità della condotta di coltivazione della cannabis qualora questa sia ad uso personale. La proposta di legge in trattazione si limita a riportare la seguente dizione: non è punibile ai sensi del presente articolo, gli articoli 73, 74 e 75, chi, pur privo dell'autorizzazione di quell'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope destinate a un uso esclusivamente personale. Al riguardo ricorrono argomenti di segno contrario. In primo luogo, nella prospettiva della scelta di politica criminale, la coltivazione ad uso personale sicuramente potrebbe ridurre
la necessità per il consumatore di droghe leggere di rivolgersi alla manovalanza criminale, il più volte richiamato ultimo livello della filiera che gestisce il narcotraffico, e quindi ne deriverebbe sicuramente un danno per la stessa organizzazione criminale, e sostanzialmente vi è quindi un apporto vantaggioso per il sistema. Tuttavia, la proposta abrogatrice della rilevanza penale della coltivazione d'uso personale omette di affrontare alcuni aspetti delicati. Si noti infatti che viene ammessa tout court la coltivazione ad uso personale senza prevedere disposizioni che impediscono ai soggetti minori di coltivare e poi consumare cannabis. Inoltre, non viene espressamente affrontato il tema della coltivazione in forma associata, che potrebbe consentire al crimine organizzato di aggirare le disposizioni in tema di coltivazione ad uso personale, coinvolgendo l'attività un numero notevole di soggetti, magari finti coltivatori consumatori al solo fine di produrre cannabis e destinare in realtà alla vendita. In tale prospettiva appare improprio e scarsamente comprensibile il riferimento operato dalla proposta di legge alla non punibilità ai sensi dell'articolo 74, che appunto sanziona le condotte di chi costituisce, dirige, promuove, organizza, finanzia e partecipa ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'articolo 74 in questione concerne compagini dedite al narcotraffico e che nulla hanno in comune con la condotta ritenuta lecita nella proposta. Qualora il riferimento all'articolo 74 sia finalizzato a conferire liceità alle condotte inerenti alle coltivazioni in forma associata, va sottolineato che tale forma di coltura si presta a facili distorsioni ed abusi che la criminalità organizzata sarebbe pronta a sfruttare. Va anche osservato che nessun criterio viene indicato per inquadrare la coltivazione di cannabis come uso personale. La proposta Maggi si limita a prevedere un numero limitato di piante. Come è noto, vi sono piante di cannabis che producono poco THC, anche minore dello 0,1%, e piante che invece producono tantissimo principio attivo, anche superiore al 30%. Di conseguenza, il solo riferimento al numero limitato di piante non appare costituire un discrimine utile al fine di comprendere se l'oggetto da coltivazione sia ad uso personale o di spaccio. Inoltre, la nozione di coltivazione indica necessariamente un processo che sviluppa in varie fasi, tra le quali la semina, la germogliazione, la crescita, la fioritura e la maturazione della pianta. Un ciclo dunque che si protrae nel tempo. Di conseguenza, il coltivatore potrebbe avere la necessità di coltivare diverse piante che si trovano in diversi stati di maturazione, e ciò allo scopo di garantirsi in via continuativa il prodotto. Oppure può porsi il caso del coltivatore consumatore che concentra la coltivazione nei periodi climatici più appropriati dell'anno. Appaiono poi ricorrere diversi casi problematici che potrebbero creare difficoltà nell'accertamento giudiziario e consentire anche in tal caso alle organizzazioni criminali di sfruttare l'eventuale depenalizzazione della coltivazione di cannabis ad uso personale. Si pensa, a solo titolo esemplificativo, al caso della raccolta già avvenuta, ovvero a chi venga trovato in possesso di cannabis presso il proprio domicilio e anche al di fuori delle mura domestiche, che appunto potrebbe dichiarare di averlo coltivato nelle settimane precedenti. Si pensa al caso di una famiglia composta da più persone. Ancora potrà accadere che il coltivatore utilizzatore detenga più piante rispetto al numero limitato, sempre che si individui esattamente qual è il numero, e la polizia giudiziaria avrebbe anche difficoltà a rilevare il reato. Ma nel caso di specie, peraltro, qui si esclude non solo la rilevanza penale, ma anche la rilevanza amministrativa. E infatti da dire che in questa materia, diversamente che per quanto avviene per i consumatori di sostanze stupefacenti, anche per l'uso personale non si avrebbe la procedura amministrativa propria che invece solitamente viene adottato, e anche di questo non ci sarebbe una reale giustificazione. Qualche altra osservazione è contenuta nello scritto che
metterò a disposizione della Commissione e al momento mi fermerei in questa illustrazione, Presidente. Sono pronto eventualmente a rispondere alle domande che mi vorranno porre. Certamente, grazie mille. Chiedo quindi ai colleghi che stanno seguendo l'audizione se qualcuno di loro voglia intervenire, pregando gli interventi di essere il più sintetici possibili nella illustrazione del quesito, ecco, per dar modo al Consigliere Delau di rispondere, ricordando infatti che alle 11.15 abbiamo in previsione un'altra audizione. Vedo il collega Maggi, forse, scusi un attimo, collega Maggi, anche il collega Potenti. Volete sì, mi sentite? Buongiorno. È Saitta. Buongiorno. Allora, iniziamo dal collega Maggi. Prego, onorevole Maggi. Dottor Caffiero De Rao dovrebbe cortesemente in questo momento silenziare il microfono. Mi scusi. Prego, onorevole Maggi. Grazie, Presidente, e grazie al procuratore Caffiero De Rao. Sulla questione in particolare della decriminalizzazione della coltivazione finalizzata all'uso personale, intanto ringrazio per le osservazioni opportune, di cui spero insomma riusciremo a fare tesoro rispetto al punto della coltivazione associata, che merita sicuramente un chiarimento, e anche a quello della quantificazione, diciamo, delle piante o di un altro parametro che possa essere inserito poi nella norma, però mi pare di capire che da parte del procuratore non ci sia una contrarietà sulla necessità di dare un seguito legislativo a quello che è un orientamento giurisprudenziale ormai affermato nei tribunali italiani e oggi prevalente. Ecco, anche perché mi pare che le argomentazioni che il procuratore stesso ha portato siano appunto favorevoli al fatto che si vada in qualche modo a colpire il mercato illegale gestito dalle organizzazioni criminali. Qualora un cittadino per consumo personale, che di per sé è una condotta non punibile, metta in atto una coltivazione domestica. Questo era il punto che mi interessava, su cui mi interessava avere un chiarimento dal procuratore. Grazie. Grazie a lei, onorevole Maggi. Onorevole Saitta, prego. Scusi un attimo, onorevole Saita. Onorevole Potenti, lei vuole intervenire? Sì, volevo porre una domanda. Prego. Al signor procuratore riguardo al suo pensiero professionale relativamente alla soluzione che la Guardia di Finanza circa qualche anno fa, ma è un caso anche riguardante un'indagine che si è svolta a Gela nel dicembre 2019, ha proposto la soluzione di considerare tassabili i proventi, quindi il prodotto profitto del reato, e in qualche modo poter reprimere il fenomeno attraverso anche uno strumento di natura fiscale che avrebbe il vantaggio, evidentemente a differenza dello strumento penalistico, di potersi anche trasferire, diciamo, da soggetto a soggetto nell'ambito del contesto ad esempio parentale e familiare nell'eredità. Cioè, mentre la pena penale evidentemente è personale e riguarda poi anche una varietà di incidenze, quali ad esempio la prescrizione del reato, il fatto che comunque ci si possa, ecco, redimere attraverso gli strumenti che sono codicistici, che ben conosciamo. L'aspetto invece fiscale, cioè quello di andare a colpire quindi in una maniera anche evidentemente diversa, ma facendo valere l'interesse dello Stato affinché il provento e quindi l'attività di mercimonio che si fa delle droghe
quindi in qualche modo anche l'organizzazione criminale che ne beneficia, possano essere in questo senso colpite nel vivo, non tanto quindi andando a diciamo ad accomminare a volte delle pene che attualmente effettivamente, insomma, la nostra proposta di legge lo testimonia, sono a volte irrisorie o non congruenti, ma andare, ecco, a colpire invece sotto l'aspetto fiscale. Grazie. Grazie, grazie onorevole Potenti. Onorevole Saitta, prego. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il procuratore Capiero De Rao, che è sempre molto preciso. Scusi onorevole Saitta, onorevole Potenti cortesemente dovrebbe silenziare il microfono. Grazie. Prego onorevole Saitta, mi scusi. No, la ringrazio, stavo ringraziando il procuratore Cafiero De Rao, che sembra molto preciso nelle indicazioni che ci dà. Io sostanzialmente parlando volevo fare due domande. Una, e chiedo scusa se la porto a ripetere quello che ha detto, ma stava affrontando il problema delle indagini. È saltata la mia connessione, quindi le chiedo venia. Volevo chiederle, effettivamente dalla proposta Molinari io ho avuto l'impressione che l'arresto obbligatorio in flagranza possa essere un documento abbastanza grave per quanto riguarda le indagini sul grande narcotraffico. Per capirci in parole spicciole, magari l'attività che pone in essere le forze dell'ordine, quella magari di seguire, di vedere l'assuntore di sostanze stupefacenti e quindi non arrestarlo immediatamente, serve anche per diciamo ricostruire quelli che sono i movimenti del grande narcotraffico. Ancora per spiegarla in parole ancora più spicciole, dico magari io seguo il pesce piccolo per risalire al pesce grosso. Ecco, io l'impressione che io ho avuto è che obbligare, diciamo, all'arresto in flagranza anche di quei assuntori con modiche quantità può essere anche un documento alle attività di indagine. E quindi quello che gli chiedo è se effettivamente, almeno anche in astratto, ci può essere questo pericolo che può condurre la proposta Molinari. Dello stesso tenore le volevo chiedere, lei ha dato dei numeri per quanto riguarda l'attività di sequestro e ho capito bene che l'attività di sequestro si concentra soprattutto per quanto riguarda i prodotti della cannabis, mentre risulta minore il sequestro per droghe più pesanti o droghe sintetiche, atteso che effettivamente il contrasto a quest'ultime diventa sempre più difficile, dato la possibilità di poterle comprare su internet, eccetera. E allora io le chiedo, effettivamente in quest'ottica, una legalizzazione delle droghe leggere, quindi andando anche oltre quello che è il testo Maggi, potrebbe effettivamente liberare risorse uomini per il contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze ancora più pericolose? E parallelamente, diciamo, a questo, andare magari a disciplinare meglio l'aspetto, ad esempio, della canapa della cannabis light, cioè la cannabis che ha pochissimo THC, inferiore a 0,5%, che vengono venduti diciamo nei piccoli negozietti, o dall'altro lato andare a disciplinare meglio e potenziare la possibilità della canapa terapeutica. Questa qua non potrebbe essere d'aiuto anche alle indagini per il contrasto del narcotraffico, perché ultimamente mi è capitato di leggere attività imponenti fatte dalle forze dell'ordine contro la canapa light, dove vi sono state anche ingenti quantità di sequestri che poi in realtà si trattava di piante o di derivati che non avessero poi valore di THC. Quindi in questo senso non occorrerebbe anche specificare meglio e disciplinare meglio questo aspetto? E sempre per quanto riguarda invece la proposta di legge Maggi, le chiedevo se effettivamente l'impianto per quanto riguarda l'autocoltivazione potrebbe andar bene anche secondo l'ultimo orientamento della Corte di Cassazione,
purché diciamo venga a questo punto specificato meglio quello che può essere l'autoproduzione, la quantità e soprattutto la qualità e il tipo di piantine che vengono coltivate. La ringrazio, procuratore. Bene, non vedo altri colleghi che intendono intervenire, per cui do... Sì, presidente, chiedo scusa, desidero porre una domanda. Onorevole Varchi, prego. Grazie. Buongiorno, signor procuratore. Io ho ascoltato con grande interesse l'approfondimento che lei ha svolto. Sostanzialmente io avrei una sola domanda che è rimasta un po' sotto traccia, rispetto alla quale però io desidero, proprio in virtù appunto della sua specifica esperienza maturata sul campo, un chiarimento. Una progressiva diciamo liberalizzazione sotto forma di depenalizzazione o di possibilità di coltivazione, insomma in qualche maniera autorizzata dall'intervento legislativo in ordine alle cosiddette droghe leggere. Dico cosiddette perché comunque io ho una mia personale visione delle cose che non mi fa aderire alla distinzione droghe leggere e droghe pesanti in termini di necessità di evitarne il consumo comunque. Ecco, questo eventuale intervento legislativo, così come una certa vulgata vorrebbe a cadenza periodica sostenere, può avere una refluenza diretta sugli affari della criminalità organizzata? In altre parole, può sottrarre effettivamente sacche di mercato e quindi affari illeciti alla criminalità organizzata, o comunque non vi è alcun effetto sotto questo profilo? Questa è semplicemente la mia domanda. Lei ha accennato anche nella parte conclusiva del suo primo intervento a questo aspetto, che per me è, appunto, merita qualche approfondimento. La ringrazio. Grazie a lei, onorevole Varchi. Allora, qualche altro collega che intende intervenire? Non vedo nessuno, okay, va bene, d'accordo, e allora diamo la parola al dottor Caffiero De Rao per una quanto più sintetica risposta alle domande. Prego, dottor De Rao, le chiedo un momento di sintesi, grazie. Bene, sulla domanda dell'onorevole Maggi, certamente è importante avere come obiettivo, nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, le organizzazioni che lo gestiscono. E il primo obiettivo non può essere il soggetto che sulla strada, come manovalanza, si limita a cedere la bustina, per quanto esso sia comunque un elemento della rete di distribuzione, di quella rete di illegalità, illiceità, criminale, che opera nello stesso traffico e che quindi consente ai gestori del traffico internazionale poi di riversare sul territorio le importazioni di sostanze, le grandi importazioni di sostanze stupefacenti. E quindi quanto più ci si dedica al contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico, credo che tanto più si darà un servizio efficiente alla popolazione, perché automaticamente si chiude la fonte di approvvigionamento e quindi si impedisce all'organizzazione di introitare altre importazioni e conseguentemente a ridurre il traffico. Questo in linea astratta. È anche vero che in concreto le organizzazioni criminali hanno la capacità di rinnovarsi, di reclutare nuovi elementi e di continuare a gestire attività criminali così lucrose, quale appunto il traffico di sostanze stupefacenti. Conseguentemente è evidente che se in astratto lo sforzo è finalizzato ad impedire alle organizzazioni di importare, perché in questo modo le droghe non raggiungeranno le piazze di spaccio, è anche vero che in concreto
le organizzazioni si rinnovano e quindi riescono a individuare canali nuovi e diversi, si ricostituiscono e, essendo così lucrosa l'attività criminale del traffico di sostanze stupefacenti, che costituisce l'affare criminale più redditizio, che moltiplica di tre volte in tre volte all'origine il guadagno. Quindi ogni passaggio da un euro se ne ricavano tre. Quindi immaginate, quando si sono fatti tre passaggi di questi, già siamo arrivati a nove, e quindi le ricchezze che si riescono a conseguire. Da tempo diciamo che il traffico di sostanze stupefacenti solo in Italia frutta almeno 30 miliardi, e questo però una misura che risale oramai a qualche anno fa, e siamo fermi su questa misura, ma in realtà le ricchezze sono enormi. E una coltivazione diretta, ritenerla legale, rappresenta una valutazione propriamente politica, e che su questo, per richiamare anche quanto è stato detto dall'onorevole Varchi, certo che è uno dei temi sui quali l'argomento droghe si sviluppa sull'intero territorio nazionale, nei vari settori culturali, soprattutto di quelli più vicini all'esigenza di reinserire i giovani che consumano droga, di consentire che vi sia una maggiore vicinanza ad un ambiente che attraverso il consumo di droga finisce anche per consumare la propria vita. Vi è un dibattito che è di altissimo livello e che certamente porta avanti delle argomentazioni pienamente condivisibili. È certo però che per poterlo affrontare sotto il profilo legislativo bisognerebbe poi tradurre in norme chiare, che consentono poi di garantire che determinati mercati possono essere sviluppati senza ulteriori interventi finalizzati a inquinarli. E d'altro canto si parlava dell'alcol, per esempio, o del traffico di tabacchi lavorati esteri, per il fumo sostanzialmente c'è un canale legale, che è quello dei monopoli, ma a fianco a questo vi è ancora oggi un contrabbando di tabacchi lavorati esteri. E quindi diciamo che il discorso della liberalizzazione sulle droghe leggere involge tanti aspetti ed è talmente ampio e complesso che probabilmente non può essere affrontato in un momento come quello attuale, in cui parliamo di due proposte molto specifiche. È un discorso molto ampio sul quale tanti sono gli aspetti da approfondire e tante le considerazioni da svolgere. Certamente si toglierebbe alla criminalità organizzata una fetta di mercato, su questo non v'è dubbio, ma bisognerebbe poi valutare se ciò sarebbe sufficiente a ritenere utile la liberalizzazione, o se altri potrebbero essere le conseguenze, come anche la moltiplicazione di consumo e quindi l'aumento, il coinvolgimento anche dei più giovani. Sono questioni che naturalmente credo vanno affrontate guardando un po' tutti gli aspetti. Al momento
credo che non sarebbe facile risolvere e adottare una determinazione su questo tema, su questo aspetto, che pure è un aspetto che sta a cuore a moltissimi e che è un aspetto importante anche in relazione ai comportamenti che vengono tenuti. Al momento, mantenendomi nell'ambito del tema odierno, sotto un certo profilo, non v'è dubbio che quanto più si consenta con regole precise una sorta di liberalizzazione, tanto meno il traffico illegale, le organizzazioni criminali ne riceverebbero profitto, e però ci sarebbe poi da guardare tutti gli altri aspetti che si collegano a questo tema. Per quanto riguarda l'altro problema, se obbligare all'arresto in flagranza potrebbe essere un rischio che impedisce poi di risalire ai vertici delle organizzazioni, non tanto questo credo che sia il problema, e non tanto questo perché nell'ambito della normativa riguardante gli stupefacenti vi è una norma che consente di ritardare l'arresto o il sequestro proprio per motivi di indagine. Quindi è possibile non procedere, anche nei casi di arresto obbligatorio, all'esecuzione del provvedimento restrittivo quando ciò è necessario per sviluppare l'ulteriore indagine. Obbligare all'arresto potrebbe essere, controproducente, o meglio, ampliando i casi di arresto in relazione a coloro che fanno parte della filiera ad un livello più basso, potendo convertire le risorse di cui si dispone per il contrasto al traffico negli arresti degli appartenenti alla filiera del livello più basso, e quindi sottrarre risorse a quello che invece è il compito più difficile, il compito più complesso e nello stesso momento quello più significativo: individuare le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico. Ecco, per questo probabilmente è necessario sempre mantenere un equilibrio fra l'ipotesi allargate di arresto con quelle ipotesi che invece consentono lo svolgimento di un'attività ad ampio raggio utilizzando le risorse che non sono infinite, e quindi utilizzando forze di polizia e magistratura in questi compiti. Per quanto riguarda poi l'onorevole Potenti, egli ha fatto riferimento ad un caso specifico, all'utilizzazione dello strumento fiscale per poter colpire determinati aspetti di illegalità. Certamente lo strumento fiscale, come lo strumento amministrativo, riescono a intervenire sui vari piani, e ciascuno di essi ha una efficacia importante, significativa. A volte, laddove non si riesce ad intervenire con lo strumento penale, lo strumento fiscale riesce a coprire quell'area che è restata
sostanzialmente impunita, consentendo allo Stato di recuperare risorse che altrimenti non riuscirebbe ad acquisire. E io credo che ciascuno strumento deve essere utilizzato in relazione all'area per la quale è stato istituito e pensato. È evidente che laddove c'è la possibilità di intervenire con una pluralità di strumenti e laddove essi riescono a cogliere ancora più ampiamente l'obiettivo di colpire ogni forma di illegalità, è necessario che tutti gli strumenti vengano utilizzati. Però non credo che possa essere soltanto questo il motivo per eliminare lo strumento penale. La dissuasione, lo strumento penale, è certamente molto più forte della dissuasione che può determinare lo strumento fiscale. Tuttavia, nel caso riguardante la coltivazione diretta, altri sarebbero gli argomenti che potrebbero giustificare l'adozione di una normativa di questo tipo. Credo comunque che qualunque forma di intervento legislativo debba tener conto del quadro complessivo della normativa, e purtroppo il testo unico in materia di stupefacenti, come ho evidenziato già nell'iniziale intervento, risale a oltre 30 anni fa ed è stato, come dire, modificato, variato nel tempo con interventi legislativi e dichiarazioni di incostituzionalità, con orientamenti giurisprudenziali che hanno consigliato determinate interpretazioni, ma creando comunque un quadro non sempre facilmente leggibile. Io credo che la norma penale debba avere sempre il requisito della chiarezza, per la sua portata generale non può lasciare dubbi e soprattutto bisogna che consenta una interpretazione agevole. Ecco, probabilmente anche interventi legislativi molto più ampi che determinerebbero un indebolimento delle organizzazioni criminali e una maggiore possibilità dello Stato di recuperare e drenare denaro dal territorio, richiedono un intervento complessivo sull'intera normativa, sull'intero testo unico degli stupefacenti, in modo da dare finalmente un ordine sistematico alle disposizioni che riguardano gli stupefacenti, che un testo unico nato con un profilo molto alto di innovazione che a distanza di 30 anni meriterebbe un ulteriore intervento. Presidente, io mi fermerei qui se lei richiede. Certo, certo, dottor Caffiero De Rao. Io la ringrazio infinitamente anche a nome di tutti i componenti della Commissione, dei colleghi che hanno seguito l'audizione, soprattutto per la per lo spessore del suo intervento, che sarà sicuramente preso in alta considerazione da tutti noi. Attendiamo anche il contributo scritto che ci ha preannunziato e la ringraziamo ancora una volta per la sua consueta disponibilità. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Grazie a lei. Proseguiamo ora le nostre audizioni. Possiamo interrompere. Con il... Io posso già parlare. Iniziare un attimo il microfono in modo tale che
do atto appunto che sempre nell'ambito delle proposte di legge Molinari 2160 e Maggi 2307, procediamo all'audizione del generale di divisione della Guardia di Finanza Antonino Maggiore, direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno. Chiedo se ci siano obiezioni alla trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ritengo che non ci siano obiezioni da parte del generale. Quindi non ci sono obiezioni. La ringrazio molto. Attivo l'impianto. Dispongo che venga attivato l'impianto e pregherei il nostro ospite quindi di intervenire e contenere il proprio intervento, se possibile, nell'arco di una diecina, un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, così poi potranno essere poste delle domande da parte dei colleghi alle quali poi eventualmente potrà replicare. Qualora lo riterrà opportuno potrà inviare una documentazione scritta alla segreteria della Commissione. Do quindi la parola al generale di divisione della Guardia di Finanza Antonino Maggiore, direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno. Lei la parola, generale, la ringrazio per la sua disponibilità e a lei. Grazie Presidente, inizio subito con l'esposizione, con l'intervento che ho preparato, che come c'era stato preannunciato doveva essere contenuto nei 10 minuti, un quarto d'ora, cercheremo di mantenerci in quell'ambito di tempo. E ringrazio il Presidente e tutti gli onorevoli commissari per la preziosa opportunità che ci viene accordata di esporre il punto di vista della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga sulle proposte di modifica del testo unico in materia di sostanze stupefacenti contenute nell'atto Camera 2160 Molinari e nell'atto Camera 2307 Maggi. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga è una struttura a carattere interforze composta con paritetica rappresentanza da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Attraverso questa direzione, che si colloca nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in attuazione delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di polizia volte alla prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope, e si pone come partner delle forze di polizia in grado di fornire expertise nel processo di attivazione, integrazione e sostegno delle indagini, soprattutto con riferimento al contrasto del narcotraffico internazionale. Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, la direzione svolge inoltre il compito di gestire sia i rapporti con le polizie estere, anche avvalendosi dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale, sia con i competenti organismi delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Ma entro subito nel tema specifico dell'audizione. Mi limiterò ad evidenziare gli impatti che le due proposte di legge possono determinare sul dispositivo nazionale di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Viene proposta una modifica dell'articolo 380 del Codice di Procedura Penale che rende obbligatorio l'arresto in flagranza di reato anche per i fatti di lieve entità. In proposito, osservo che proprio perché si parla di fatti di lieve entità, non sembra logico creare rigidi automatismi sganciati da una valutazione del contesto. A differenza di quanto attualmente avviene in base alla normativa vigente, che lascia la possibilità, nei casi di specie, di procedere facoltativamente all'arresto. L'articolo 381,1 del Codice di Procedura Penale, che riguarda proprio l'arresto facoltativo in flagranza di reato, consente in generale di procedere all'arresto per i reati punibili con la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. La misura deve essere giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Nel concreto, nella configurabilità del fatto di lieve entità,
occorre tenere conto nel valutare la condotta dei mezzi, delle modalità o circostanze dell'azione, ovvero della quantità e qualità delle sostanze stupefacenti. Se il fatto è di lieve entità, la soluzione interpretativa più coerente all'impianto normativo dell'articolo 73 dovrebbe portare alla denuncia a piede libero del trasgressore, fatta eccezione per i profili di pericolosità della persona che ha commesso il reato. Riguardo alla personalità del trasgressore, si può osservare che il piccolo spaccio in molti casi è posto in essere da tossicodipendenti, reclutati appositamente per le operazioni di parcializzazione dello stupefacente, o da giovanissimi consumatori dediti alla cessione di droga al di fuori di fenomeni criminali strutturati o di particolare spessore. Si pensi ad esempio alla cessione di sostanze della tabella 6 seconda all'interno del cosiddetto gruppo dei pari, al di fuori delle ipotesi di consumo di gruppo, già sottratte dall'alveo penale dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'osservazione trova conferma nel dato relativo all'entità degli arrestati in flagranza per le condotte di lieve entità. Al 30 novembre ultimo scorso, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni, sono stati 121 i ragazzi arrestati per fatti di non lieve entità, il 2,86, che corrisponde al 2,84% del totale degli arresti, pari a 4.264, effettuati per tale fattispecie ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 73. Tale percentuale cresce sensibilmente per i fatti di lieve entità, raggiungendo l'8,14%, pari a 1.061 unità, rispetto al dato globale che è 13.031 di tutti gli arrestati per piccolo spaccio. Lo stesso trend si registra per quanto riguarda gli arrestati nella fascia di età 20-24 anni. Se nelle ipotesi ordinarie dell'articolo 73, commi 1 e 4, l'incidenza è del 13,58% con 579 arrestati, nell'ambito della lieve entità il dato cresce in modo significativo, arrivando al 20,77% con 2.707 soggetti tratti in arresto. In tali contesti, in caso di arresto obbligatorio, la possibilità di procedere a una valutazione attenta sulla necessità di applicare la misura coercitiva sarebbe preclusa. Al momento l'intervento repressivo tiene conto, invece, come detto, del profilo soggettivo dell'autore del reato, del contesto fattuale e dell'effettiva necessità cautelare. Per consentire inoltre una valutazione più ampia sull'effettiva incidenza della fattispecie di lieve entità a livello nazionale, si può osservare che secondo i dati in possesso della direzione, negli ultimi 5 anni, considerando dal 2016 al 30 novembre ultimo scorso, sono state effettuate nel particolare ambito 92.989 operazioni antidroga, con la denuncia all'autorità giudiziaria per cessione o detenzione a fini di spaccio di 125.210 responsabili, dei quali 41.094 a piede libero, 582 reperibili e 83.534 in stato di arresto, tra questi 34.016 stranieri. Nello stesso periodo l'attività di contrasto nel settore degli stupefacenti intesa complessivamente ha portato all'esito di 109.167 operazioni interventi di polizia alla denuncia tra trafficanti e spacciatori di 155.772 soggetti, 61.430 stranieri e 94.342 italiani, tra i quali 107.873 in stato di arresto, 46.925 in libertà e 974 irreperibili. La correlazione e l'analisi dei dati numerici rappresentati consente di affermare che anche in presenza di piccolo spaccio le forze di polizia procedono all'arresto del responsabile in misura più che doppia rispetto alla denuncia a piede libero, a riprova di un ampio ricorso alla misura precautelare, dopo una calibrata e ponderata valutazione del contesto sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Le denunce a piede libero in flagranza di reato in caso di piccolo spaccio sono pari al 31% del totale. Ciò vuol dire che nel 69% dei casi, 7 volte su 10 per essere più immediati, le forze di polizia arrestano, valutate le circostanze, i responsabili, anche nelle situazioni di lieve entità. Il dato percentuale di per sé sembra tale da rendere non essenziale un ulteriore irrigidimento del sistema con riguardo alla misura precautelare dell'arresto.
Venendo all'esame delle ulteriori modifiche proposte all'impianto sanzionatorio del testo unico, riverberi positivi sull'efficacia dell'azione di polizia potrebbero derivare dall'incremento delle pene della reclusione e della multa, in particolare con l'innalzamento della pena massima dagli attuali 4 anni ai 6 anni di reclusione. La modifica potrebbe consentire all'autorità giudiziaria di applicare, per i casi più significativi, la misura della custodia cautelare in carcere. La proposta in esame di innalzare fino a 6 anni il limite edittale massimo per la fattispecie del comma 5 potrebbe conferire una maggiore simmetria tra le disposizioni relative ai fatti lievi e a quelli non lievi, facendo coincidere il massimo della pena per i primi con quello minimo per i secondi, avendo riguardo all'ipotesi del primo comma dell'articolo 73, correlabili alle condotte riguardanti le droghe di cui alle tabelle prima e terza del testo unico. Diversa è invece la valutazione sull'innalzamento a 3 anni di reclusione del limite edittale minimo per lo stesso reato attenuato. Va considerato infatti che tale ultima disposizione, anche dopo il decreto legge numero 36 del 2014, convertito con modificazione nella legge 79 del 2014, tratta in modo unitario le condotte incriminate, indipendentemente dalla qualità delle sostanze oggetto del reato, prevedendo un unico range sanzionatorio che va da 6 mesi a 4 anni di reclusione per tutte e 4 le tabelle degli stupefacenti. Attualmente il limite edittale minimo previsto dal comma 4 dell'articolo 73 è fissato in 2 anni di reclusione per le condotte ordinarie, aventi per oggetto le sostanze delle tabelle seconda e quarta, le cosiddette droghe leggere. La modifica proposta, pertanto, comporterebbe un'insanabile disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio tra i fatti di lieve entità e quelli non lievi, allorché riferiti alle sostanze comprese nelle citate tabelle seconda e quarta. La cessione, ad esempio, di un modestissimo quantitativo di cannabis da parte di un soggetto incensurato, fatto di lieve entità, laddove il giudice comminasse il minimo edittale, potrebbe essere punita più rigorosamente della condotta perpetrata dallo spacciatore professionale colto nell'atto di smerciare un quantitativo senz'altro più consistente della medesima sostanza, per il quale la pena minima partirebbe dai soli 2 anni previsti dal vigente comma 4. Con riferimento alla soppressione della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, pur non essendo tale tematica di diretto interesse per le attività di questa direzione, si osserva che allo Stato la stessa consente di sostituire la pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, nel caso in cui il tossicodipendente o l'assuntore di sostanze stupefacenti si sia reso responsabile di reati aventi per oggetto le sostanze stupefacenti, connotati però dal requisito della lieve entità, ovvero di altri reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, per il quale il giudice abbia comminato una pena non superiore ad 1 anno di detenzione. La scelta legislativa, fatta in origine nel 2006 e poi ripresa nel 2014, di porre il condannato a disposizione della collettività era apparsa meno impegnativa rispetto all'ingresso in una comunità per lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo e suscettibile di esercitare un condizionamento costruttivo sul responsabile del reato di lieve entità, offrendogli la possibilità di vedersi sostituita sia la pena detentiva che quella pecuniaria. Se tali sono, in concreto, il contesto e i profili soggettivi ai quali si rivolgono le disposizioni da abrogare, l'intervento emendativo in esame appare non coerente con l'obiettivo di rendere più stringente il dispositivo sanzionatorio per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, traducendosi nell'eliminazione all'ordinamento di un'opportunità di recupero e presa in carico di persone con problemi di dipendenza, nella maggior parte dei casi prive di un effettivo spessore criminale. In chiave diametralmente opposta allo schema di disegno di legge Molinari si collocano le modifiche al testo unico contenute nella proposta abbinata 2307 Maggi. In particolare il comma 2 dell'articolo 1 della suddetta proposta, introducendo l'articolo aggiuntivo 73 bis, ridefinisce la fattispecie di lieve entità, soprattutto con riferimento alle pene edittali che vengono diminuite e rimodulate in base alla sostanza stupefacente oggetto della condotta. I nuovi limiti edittali, ai sensi dell'articolo 381 del Codice di Procedura Penale, non consentirebbero in ogni caso l'applicazione dell'arresto facoltativo in flagranza di reato. Tale misura, come indicato in precedenza, rappresenta comunque uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dello spaccio al minuto, che viene percepito dalla collettività
come una delle cause che creano insicurezza e senso di illegalità, specialmente nelle aree periferiche delle grandi città metropolitane. I commi 2 e 3 del suddetto articolo 73 bis si limitano a trasferire i contenuti dei commi 5 bis e 5 ter del vigente articolo 73 in tema di lavoro di pubblica utilità all'interno dell'articolo di nuova formulazione senza operare modifiche, salvo l'aggiunta di elementi di specificazione, come ad esempio la definizione dell'abitualità del soggetto assuntore o la previsione di una certificazione dello stato di tossicodipendenza da parte del servizio pubblico di una struttura privata autorizzata. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 73 bis, la proposta vuole impedire l'applicazione delle norme sanzionatorie sia penali che amministrative in caso di coltivazione avente per oggetto un limitato numero di piante di cannabis finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale. La proposta normativa va oltre l'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sentenza Sezioni Unite del 16 aprile 2020, numero 12.348, che pur ribadendo la configurabilità del reato nel caso in cui sia accertata la conformità della pianta, il tipo botanico previsto e la sua attitudine anche per le modalità di coltivazione, aggiungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, ha escluso dall'ambito di applicazione della norma penale le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Tale qualificazione si profila qualora per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di una destinazione del prodotto al mercato degli stupefacenti, appare destinato in via esclusiva all'autoconsumo del coltivatore. Tuttavia, sempre secondo i giudici della Corte di Cassazione, poiché la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produce comunque una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, potranno essere applicate le sanzioni amministrative dell'articolo 75 al soggetto agente, considerato non come coltivatore ma come detentore di sostanza destinata a uso personale. La proposta in esame, anche se facendo riferimento alla sola condotta di coltivazione, peraltro non contemplata dall'articolo 75, come evidenziato dal giudice di legittimità, intende sottrarre il responsabile anche dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in caso di detenzione dei materiali vegetali, hashish e marijuana, ottenuti dalla pianta coltivata. Tale impostazione può sollevare una questione di compatibilità della norma con gli impegni assunti dal nostro Paese attraverso il recepimento nel diritto interno delle convenzioni internazionali in materia di droga, in particolare degli articoli 3 e 14 della Convenzione ONU, siglata a Vienna il 20 dicembre 1988. Tali ultime disposizioni impongono ai Paesi aderenti di adottare provvedimenti sanzionatori non necessariamente di carattere penale, per le ipotesi, tra le altre, della detenzione di qualsivoglia sostanza stupefacente o psicotropa e della coltivazione delle piante contenenti principi stupefacenti. Al più è consentito, articolo 3,4, lettera C, in casi di particolare tenuità, la sostituzione della condanna o della sanzione penale con misure di educazione, di riadattamento, di reinserimento sociale, nonché, qualora l'autore del reato sia un tossicomane, con misure di trattamento e di post-cura. Ho concluso. Grazie generale. Per il suo intervento chiedo se ci sono colleghi che intendono porre delle domande al nostro audito. Non so se chi è intervenuto. Mi pare nessuno. Allora, generale, io la ringrazio per la sua disponibilità, attendiamo eventualmente il contributo scritto che avete elaborato. La ringrazio anche per aver pazientato oltre il termine che ci eravamo prefissati per l'inizio dell'audizione. La saluto e speriamo di avere modo di avere altre occasioni per sentire le sue posizioni su argomenti così importanti. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio lei e tutti i componenti della Commissione. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata, grazie, buona prosecuzione dei lavori. Grazie. Noi proseguiremo a mezzogiorno, a meno che non sia già in collegamento l'altro audito. Appena
si collegherà all'altro udito, continueremo con le nostre audizioni. Abbiamo le audizioni sull'Atto Camera 2160 Molinari e 2307 Maggi, con l'audizione di Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Chiedo al dottor Palma se ci sono problemi per trasmettere le audizioni informali attraverso la web TV. Nessun problema. Grazie dottore, dispongo quindi l'attivazione dell'impianto.
Chiedo al nostro ospite di tentare di contenere il proprio intervento nell'arco di 10 minuti, un quarto d'ora, in modo tale che poi i nostri colleghi deputati possano porre delle domande e poi alle quali possa essere replicato. Qualora ci sia la possibilità di fornire un contributo scritto, gliene saremo grati. Le chiediamo di inviarlo presso la segreteria della Camera dei Deputati e questo documento potrà essere reso disponibile ai deputati medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola a Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Lo saluto, lo ringrazio per la sua disponibilità, prego. Bene, buongiorno Presidente, buongiorno ai tutti i deputati presenti. E, come sapete, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, oltre ad avere compiti di complessiva vigilanza su tutti i luoghi dove la libertà è ristretta, e ha anche un compito di tenere sotto controllo, diciamo così, i numeri del sistema, cioè l'andamento dei flussi carcerari e la tipologia, qui parliamo dell'ambito penale, e la tipologia delle presenze. Bene, proprio questa mattina, poco prima di questa audizione, ho guardato i numeri attuali del carcere, che sono sempre dei numeri alti, nonostante anche in virtù di alcuni dei provvedimenti adottati ci sia stata una riduzione. Noi abbiamo questa mattina 53.066 presenze all'interno del carcere. Ma quando andiamo a esaminare la tipologia di queste presenze, ci accorgiamo che all'incirca il 29,7% di queste persone sono in carcere per reati direttamente in connessione con l'articolo 73 del DPR 309-90. Essere in connessione non significa che queste persone, vorrei essere chiaro, come tante volte viene riportato un po' dalla stampa sul libro, solo per il possesso o il consumo di droga. No, l'articolo 73 in molti di questi casi è insieme ad alcuni reati specifici ed è insieme anche a reati che vengono commessi per procurarsela, vengono commessi come spaccio, eccetera. Quello che però si caratterizza in generale è che è una totalità piuttosto indistinta. Ecco perché la concezione di possibile gradazione dell'intervento punitivo dello Stato è, a mio parere, a parere diciamo dell'istituzione che rappresento, un elemento di valore. Noi troppo spesso parliamo di carcere in maniera indifferenziata, come se tutti rispondessero di reati gravissimi. Troppo spesso parliamo anche di reati relativi connessi alla tossicodipendenza come un indistinto, come se tutti avessero commesso reati che sono realmente come dire, rilevanti e quindi per i quali è realmente obbligatorio l'intervento punitivo diretto, anche quello della privazione della libertà. In molti casi invece la gradazione aiuta per ipotizzare dei percorsi di reinserimento sociale, perché non dobbiamo dimenticare che la finalità nostra è di recuperare la società anche per i costi. Lo dico, può sembrare un elemento un po' di scarsa sensibilità, ma anche per i costi che una persona non recuperata poi produce alla società complessivamente nello sviluppo della sua esistenza. Quindi il recupero per noi è importante, ed se è importante il recupero, è importante la gradualità. Ecco perché la dignità della condotta è un valore da tutelare a opinione del Garante Nazionale.
non un valore, diciamo, da in qualche modo equiparare ad altri elementi, no, è un valore specifico perché è un indicatore di come una persona potrà essere recuperata. Ecco perché il mantenimento di una particolare attenzione alla tenuità della condotta è in generale, ma in particolare in questo settore, è qualcosa su cui noi riteniamo si debba ben riflettere in un'ottica del mantenimento e del potenziamento. I due progetti di legge che sono stati, le due proposte di legge che sono stati presentati e che sono oggetto di questa attenzione e sulle quali non spetta a me, diciamo, sta dare una valutazione specifica nel senso che ovviamente sovrano il Parlamento, spetta a me semplicemente fornire ulteriori elementi di, come dire, di supporto alla decisione che il Parlamento assumerà. Dicevo, i due progetti di legge vanno in un'ottica divergente tra di loro, in un'ottica, in un caso, di diminuzione della rilevanza della tenuità e nell'altro caso della sua accentuazione e quindi della formulazione di proposte di maggior favore di quanto non siano già previste nel attuale. Io tendo a far presente una cosa: nella normativa antecedente a quando il comma quinto dell'articolo 73 ha avuto un'attenzione specifica da parte del legislatore, mi riferisco a dopo le sentenze Torreggiani e diciamo a dopo anche il pronunciamento della Corte Costituzionale del febbraio del 2014, dicevo, nell'andamento precedente noi avevamo che l'incidenza sulla popolazione, sugli ingressi in carcere di coloro che rispondevano di reati di cui all'articolo 73 era arrivata al 34-35%. Oggi, come dicevo, siamo al 29,8%. E questa diminuzione è stata proprio dovuta a un maggiore, come dire, sguardo di favore all'entità del fatto e quindi alla considerazione della possibile tenuità. In carcere c'è ancora però molto da sfoltire, secondo la mia opinione, in questo senso. Molto da sfoltire anche per concentrare l'azione necessaria, punitiva e contemporaneamente restauratrice che la pena deve avere verso quei settori che più rappresentano ambiti di delinquenza per cui la pena carceraria possa avere una sua effettività. E molto troppo spesso ancora oggi in carcere troviamo comportamenti minori, troviamo comportamenti che richiederebbero altre risposte diverse da quelle del sistema penale. E nell'ambito delle droghe questo è particolarmente accentuato. Ecco perché nell'opinione mia vedo con buon favore il fatto che questo valore della tenuità sia un valore mantenuto, sia un valore indicativo anche di come si deve rispondere, sia un valore indicativo per risposte che non siano strettamente privative della libertà, ma di intervento positivo. Guardate, l'esperienza, la lunga esperienza avuta in sede italiana e internazionale, ormai riguarda gran parte della mia vita e anche i miei capelli bianchi. Io più di 40 anni fa sono andato la prima volta ad analizzare il sistema di penitenziario. Mi porta a dire che i fenomeni di criminalità minore e marginale si affrontano con la logica dell'addizione, cioè dando più supporto, più presenza dello Stato sociale, più meccanismi territoriali e mai con la logica della sottrazione,
cioè togliere dal contesto, segregare. Purtroppo la logica della sottrazione a volte spinge quei settori criminali marginali a diventare settori criminali effettivi e soprattutto spinge a vite che poi hanno costi per la collettività altissimi perché sono segnate da ingressi al carcere, ritorni e così via. Noi come responsabilità, diciamo civile e complessiva, abbiamo la responsabilità di recuperare non perché siamo particolarmente buoni, ma abbiamo la responsabilità di recuperare perché a certi comportamenti che in fondo ancora non hanno raggiunto quella soglia alta della gravità, forse serve aggiungere qualcosa, aggiungere supporto e non semplicemente sottrarre tempo di vita. Ecco, questo è il quadro dell'intervento anche che io invierò alla Commissione, che vuole essere più un intervento di riflessione e quindi di aiuto e di supporto alla Commissione stessa. Dottor Palma, io la ringrazio per quanto ha detto. Chiedo se ci sono dei colleghi che intendono intervenire. C'è qui in presenza il dottor Paolini, l'onorevole Paolini, che vuole intervenire. Chiedo ad altri colleghi di iniziare eventualmente a prenotarsi. Onorevole Paolini, prego. Grazie Presidente, grazie Dottor Palma per le sue importanti informazioni. Le volevo chiedere due cose, una frutto senz'altro della sua esperienza. In altri, si sente? Sì. In altri sì, paesi, sì, sì, sì. A me risulta in Spagna ma anche in Germania, la percentuale di detenuti per reati connessi con lo spaccio anche minuto di droga, quant'è? Secondo, se ci può indicare dove poi studiare in modo più approfondito questa tematica. Terzo, se lei ha parlato in logica di addizione e non di sottrazione, però le chiedo sul piano pratico, sul piano teorico siamo tutti d'accordo che il carcere molto spesso non migliora le persone, ma anzi peggiora quelle che non sono tanto delinquenti, le fa diventare peggiori. Su questo non c'è dubbio, però il problema è quale alternativa? Perché lei certamente sa che ad esempio in realtà ad alta presenza mafiosa, penso a Napoli ma penso anche ad altre zone, il compenso che percepisce un giovane semplicemente per fare la vedetta è di 100 euro al giorno più una o due dosi di stupefacente da consumare in proprio o rivendere. Ora mi chiedo, di fronte a questa offerta così allettante, più la possibilità naturalmente di progredire nella scala della gerarchia criminale grazie a queste, anche a queste attività, però mi chiedo, se noi eliminiamo il carcere, come prevede una delle proposte di legge, quale altro deterrente può avere la società per impedire che, parlo di efficacia generale preventiva, cioè per impedire che non, venendo meno questo deterrente, tra virgolette, di finire dentro, per dirla in parole comprensibili a tutti, non 100, ma 200, 300, 500 giovani scelgano quella via lì che alla fine dice io comunque se mi va bene ho un incasso garantito di 2-3 mila euro al mese, più la dose di stupefacente. Non rischio niente perché poi mi danno nessuna conseguenza pratica, perché sappiamo tutti che efficacia deterrente abbiano gli arresti domiciliari o i lavori socialmente utili, che sono momenti in cui si può generalmente continuare a fare la stessa attività di prima. Quale altra risposta, cioè cosa diremmo noi al giovane che è indeciso tra cercare un lavoro magari a 1000 euro al mese onesto di fronte a quello che dice io spaccio, non rischio niente e ne incasso 3.000. Questo è il punto vero e mi creda, lo dico non auspicando la Cayenne, questo è chiaro, però mi chiedo in termini anche con riferimento a quello che fanno altri paesi, qual è la strada a suo avviso più corretta per mediare queste due diverse esigenze, cioè per garantire che tanti che ancora seguono la retta via non siano invogliati ad andare di là proprio dall'assenza di conseguenze. Questo è il punto secondo me focale, poi i dettagli li possiamo approfondire. La ringrazio. Grazie onorevole Paolini. Dottor Palma, cortesemente può silenziare momentaneamente il microfono perché abbiamo un ritorno qui. Grazie mille. Onorevole Saitta, prego.
Grazie Presidente, ringrazio il dottor Palma. Ascolti, dottor Palma, io volevo chiederle, effettivamente la previsione di un arresto obbligatorio nella proposta prima firma Molinari, quale impatto può avere nei confronti della popolazione carceraria, dato che l'arresto obbligatorio inevitabilmente comporta anche l'aumento della popolazione carceraria? E sempre in quest'ottica, la proposta Molinari, tra l'altro, prevede l'abrogazione dell'articolo 5 bis e 5 ter, dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 73, quindi parliamo del lavoro di pubblica utilità e la questione della lieve entità. E questo che impatto può avere proprio nella qualità di vita della popolazione carceraria, che ovviamente da un lato aumenterà e si vedrà anche sottratta questa possibilità. E di converso, nella proposta Molinari, e quindi la possibilità, diciamo, consentita di un'autoproduzione di piante di cannabis, questo fa sì che parte, diciamo, di quelli che sono consumatori di cannabis magari non si rivolgono allo spacciatore e hanno una possibilità, insomma, di essere sottratti da questo mercato e quindi lecitamente poter consumare l'auto, poter consumare la cannabis prodotta. Anche in questo caso una finestra, diciamo, di regolamentazione di questa possibilità. Quale impatto potrebbe avere nei confronti della popolazione carceraria, atteso che in quest'ottica avremo sicuramente una buona fetta di assuntori di cannabis che non faranno più parte, diciamo, della popolazione carceraria. Quindi in questo senso, se effettivamente, magari circostanziando meglio questa ipotesi e rendendola anche magari maggiormente inerente a quello che è l'orientamento della Cassazione, se effettivamente si può avere un effetto benefico anche in considerazione della qualità della vita della popolazione carceraria, nell'ottica, insomma, di poterla ridurre, se effettivamente questo può portare. Grazie, onorevole Saita. Onorevole Maggi, a lei la parola, prego. La ringrazio, Presidente, un ringraziamento al Garante, perché per noi in questa fase è particolarmente importante avere un confronto con chi conosce in modo così approfondito il mondo carcerario e le condizioni in cui si trova attualmente nel nostro Paese. Ascoltando il dottor Palma, mi è venuto, diciamo, immediatamente da fare un collegamento con quanto ci ha detto poco fa il generale maggiore, cioè sul fatto che già ora in 7 casi su 10 interviene, diciamo, la traduzione in carcere anche nei fatti di lieve entità. Noi, se andassimo in una direzione di ulteriore inasprimento delle sanzioni e quindi ancora maggiore facilità della traduzione in carcere, avremmo praticamente su 10 casi su 10 la misura anche precautelare, e quindi, come dire, avremmo un ulteriore aggravio, un ulteriore peso sul nostro sistema penitenziario. Se è possibile fare una stima, non lo so, o magari non subito, perché ad esempio alcuni, credo Forum Droghe, ci avevano parlato di circa 10.000 detenuti in più. Ovviamente poi questa è una stima aleatoria, perché più che altro si andrebbe ad incentivare il fenomeno cosiddetto delle porte girevoli, che è, credo, un altro problema su cui volevo sentire anche il dottor Palma. Quindi mi sembra di capire che forse noi non abbiamo bisogno di facilitare questi ingressi, che già oggi avvengono in maniera purtroppo abbastanza troppo frequente. Questo è il mio punto di vista. L'altra questione invece è sulla opportunità di di dare un seguito legislativo alla indicazione ormai prevalente nella giurisprudenza per quanto riguarda la coltivazione domestica della cannabis finalizzata all'uso personale. Ecco,
probabilmente dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che in qualche modo dà un'indicazione fondamentale da un punto di vista giurisprudenziale, che però vede come sempre un'applicazione nei tribunali italiani un po' a macchia di leopardo, forse ecco è necessario che ci sia un chiarimento legislativo. Quello che avviene, diciamo, nella proposta a mia prima firma va verso una decriminalizzazione, diciamo, completa di questa condotta, però ecco, in ogni caso anche su questo, se il dottor Palma può dirci il suo punto di vista. Grazie. Grazie onorevole Maggi. Non vedo altri colleghi che intendono intervenire, allora darei la parola al dottor Palma per le sue considerazioni in replica. Prego, dottore. Sì, grazie. L'onorevole Paolini mi ha posto una domanda di semplice risposta e una domanda di risposta difficilissima. Quella di semplice risposta è relativa alle esperienze degli altri paesi, proprio citando i due che lui ha preso ad esame, la Germania e la Spagna, e quindi due politiche di tipo diverso. Posso dire che, partendo da dati abbastanza simili al nostro, per esempio la Germania imboccando una via non solo su questo tema, ma più in generale, di non riservare il carcere laddove c'è una tenuità di quanto si è commesso, ha fatto scendere il proprio tasso di detenzione a 0,77. Vi spiego subito: ogni 1000 abitanti tedeschi ce ne sono 0,77, meno di uno in carcere. Noi siamo attualmente a 0,92, per intenderci. La Spagna è 1,35, cioè la politica in qualche modo repressiva dei comportamenti minori con lo strumento carcerario non induce comportamenti sociali migliori e aumenta il numero di presenze in carcere a discapito dell'azione realmente rieducativa nei confronti di chi ha commesso reati molto forti. Questo credo che, diciamo, su questo è abbastanza chiaro. E mi si chiedeva dove trovare anche i dati. C'è il King's College che tiene una rubrica che si chiama Prisons in Brief, dove si possono avere tutti i dati su tutti quanti i paesi. La domanda, quindi, questa era la risposta facile. La risposta invece difficile è come agire. Certamente, rispetto, diciamo, come agire rispetto a chi fa la vedetta e guadagna 100 euro al giorno e anche due dosi e via dicendo. Certamente è un terreno di lungo periodo, certamente è quasi facile dire che c'è un'altra azione che attiene alla dispersione scolastica, alla presenza dei quartieri, a un tipo di presenza dello Stato nei quartieri che è anche propositiva e non soltanto, diciamo, di intervento quando poi i comportamenti criminali si sono già verificati. Però questo è un processo lento e mi rendo conto che si può dire che è insufficiente. Io credo che noi dobbiamo andare verso una struttura che in generale è quella che caratterizza il probation in altri paesi, che è una struttura sì di misure diverse, con contenuto anche penale, dare contenuto al lavoro socialmente utile e via dicendo, però è anche una struttura, come dire, di supporto e controllo. Dico solo una cosa per non tirarla troppo per le lunghe: in molti paesi, per esempio, dove il probation funziona, l'ultima parte di una sentenza, anche una sentenza lunga, grave, diciamo, l'ultima parte presa in mano dal probation, che in qualche modo cura le misure alternative, ma che non si limita a questo, anche la prima parte della libertà. Cioè la prima parte della libertà in probation ti accompagna anche dopo. Perché insisto su questo? Perché sono misure di supporto ma anche di controllo.
È un po' utopico pensare, io ho parlato dell'addizione e lo confermo, ma è un po' utopico pensare solo al supporto senza controllo. Quindi noi non dovremmo avere, come dire, il carcere oppure il nulla, la detenzione domiciliare che in fondo è misura non rieducativa, diciamo, in quanto tale dovremmo avere delle istituzioni che in un certo senso guidano e controllano. Il fermo restando che poi a monte ci deve essere quell'azione, come dire, di integrazione sociale nei quartieri che è essenziale. L'onorevole Saitta e l'onorevole Maggi hanno posto alcuni problemi simili relativi alle porte girevoli e all'incidenza che può avere un arresto obbligatorio, per esempio, anche nel caso di parto anche qui dai numeri che qui nello schermo, anche mentre voi parlavate, posso controllarli perché devo dare atto che al Garante Nazionale viene riservata questa possibilità di controllare sempre i numeri. In questo momento ci sono in carcere 1060 persone che sono state condannate, attenzione, non un residuo di pena, condannate a meno di un anno. E ce ne sono 2113 che sono state condannate tra uno e due anni. Presumibilmente sono reati di minore entità, reati più tenui potremmo dire, perché una pena è tanto. Nel carcere per queste persone non è possibile organizzare nulla. Le pene brevi, il carcere è assillato dalle presenze brevi e dalla lievità, sarebbe molto meglio affidarle ad altre istituzioni, perché se sono in carcere con pene così brevi significa anche che ci sono altre assenze territoriali, che magari sono vite abbastanza sperse, vite abbastanza, diciamo, che si consumano nei quartieri senza mai alcun inserimento solido sul piano sociale. Sono vite senza programma che vanno in carcere senza programma. Allora noi dovremmo centrare l'attenzione non sul portare in carcere di più, ma sul programma fuori, che deve essere più forte, che deve essere di maggiore consolidamento. Le porte girevoli ancora esistono. Io che ho anche il controllo sulle stazioni dei carabinieri e sulle questure, e che vedo comandanti dei carabinieri e questori e discuto con loro abbastanza sistematicamente, e vedo la resistenza a, per esempio, ad allestire camere di sicurezza decenti, perché è tanto comodo mandare le persone in carcere e farle stare in carcere per una sola notte magari, perché il giorno dopo hanno la, queste sono le porte girevoli, hanno la direttissima e vengono più o meno scagionate, mandate in altre strutture. Ecco, abbiamo questa unicità mentale del carcere che ci dobbiamo togliere, dobbiamo avere più possibilità in qualche modo. Le persone, perché altrimenti il carcere è oberato da tante presenze di questi tipi. La tenuità può essere un indicatore, invece, proprio mantenendola e rafforzandola, per avere, come dire, altre ipotesi, altre risposte a comportamenti devianti. C'è un'ultima questione che è stato posto, che è la questione della coltivazione della cannabis. Guardate, io devo essere proprio, voglio essere franco, perché è giusto manifestare francamente la propria posizione al Parlamento. Lo ritengo un dibattito veramente che testimonia i nostri ritardi culturali, perché non possiamo pensare che questo elemento, non parlo delle piantagioni, no? Questo elemento di coltivazione personale sia un elemento realmente degno di quello strumento che i nostri maestri del diritto, cioè lo strumento penale e lo strumento detentivo, che i nostri maestri del diritto ci hanno sempre insegnato
che deve essere l'ultima risorsa, lo strumento sussidiario. Noi, mi auguro, in futuro guarderemo al dibattito di adesso ancora sulla coltivazione personale come un elemento di quanto cammino come composizione sociale dobbiamo fare, perché sa di arretratezza. Bene, dottor Palma, credo che il suo intervento sia stato più che apprezzato da tutti noi e da tutti i componenti della Commissione Giustizia. La ringraziamo molto per il suo contributo prezioso. La salutiamo confidando di poter avere anche in altre occasioni il suo contributo. Nel caso voglia appunto inviare qualcosa di scritto, come abbiamo detto, lo potrà fare e gliene saremo grati. Arrivederci e buona giornata. Grazie Presidente, saluto tutti quanti i parlamentari che sono stati presenti e a breve vi faccio vedere. Grazie mille e dichiaro chiuse le audizioni.